esistere. Senza di voi non le terrei per me. Quindi grazie del supporto sempre. Ora però ci vediamo a Milano, 8, 9, 10 maggio, al Fabric, per uno spettacolo sensazionale, come al solito. Ci vediamo il 20 febbraio, alla presentazione del mio nuovo disco, il DNA. Adesso capiamo come, quando, ma a giorni svederemo i featuring. Volevo salutare. Adesso torno a Milano, ma non so se riuscirò a salutare tutti. Vorrei salutare il quartiere, il bar. Non so se erano lì tutti ieri a guardarmi. Tutti gli amici. Good times, bella. Non posso svelare per adesso i featuring del disco. Avete qualche domanda sull'album, sulle date? Ecco, c'è questa cosa qui che in tanti mi chiedono. Incontro tanti genitori per strada che mi dicono: ma posso venire con mio figlio di 5 anni? Mi fanno entrare, ma certo che puoi venire. Ci saranno nonne, zie, bambini, ragazzi di tutte le età. Può venire chiunque. Chi è stato al concerto nei palazzetti l'anno scorso poteva vedere il pubblico e quanto è diverso. In tanti ci hanno seguito dalla Tunisia ieri, Mentunes, Tabouna, Narf, Nashkor Koundima, Nhebkom, Moutali Koundima, Moutali Koum El Haq però. Raga, scusate, lo so che vi siete spaventati, scusate, ma ci sono rimasto che vi siete preoccupati così tanto. Vi ringrazio. Mi sarei spaccato qualcosina al massimo, no? Però, ecco, eravamo tutti veramente la stessa persona. Tutti i ragazzi che avevano le maschere, eravamo la stessa persona, e se Dev sudava, sudavo anche io. Se lo stuntman è caduto, mi facevo male anche io. Lorenzo che suonava il piano, ho imparato pure io a suonarlo stamattina. Assurdo. Incredibile. Oh, grazie amici che mi hanno scritto, i vecchi grandi amici che mi hanno fatto i complimenti, eh. Che fanno finta di non guardare Sanremo e manco salutano, manco dicono ha fatto schifo, sei stato bravo, niente, fanno finta di niente, continuate a fare finta di niente. Che belli questi momenti di transizione tra un disco e l'altro in cui tutto un po' si ferma e c'è chi ti crede tipo completamente spacciato. E inizia a fare retrofront e tu però ci guadagni perché inizi a scremare le amicizie e a pulire chi è da mandare via e chi da far restare. Approfittate dei momenti che sembrano per poter scremare le amicizie. Se posso avere un caffè gentilmente, sarebbe, grazie mille, fresco. grazie, gentilissimo. Anche adesso, eh? Grazie mille.
Cosa stavo dicendo? Oh, ah, le date degli in-store. Ah, sì, sono contento anche di vedervi gasati per le date degli in-store. Sul mio profilo trovate tutte le date in cui farò il firmacopy dal 21 febbraio in poi, tipo 15 in-store sono, una cosa del genere. Sono in continuo aggiornamento, non c'è scritto, ma sono in continuo aggiornamento. E verrò a firmare le copie dell'album ovunque. In questi giorni cercheremo di darvi più informazioni e di schiarirvi le idee su tutto. Sono contento che vi sia piaciuta Good Times. E Boogeyman sta andando alla grande, grazie. Bella Salmo, bella Zef, bella Mace, bella Venerus. Il genere dell'album, non so cosa sia l'album esattamente, non ti dico la verità. Credo che sia un, cioè, la cosa, l'unica cosa che so è che Mr. Watson me l'ha confermata dando il termine esatto, è un classic album. Tu l'ascolti ed è un classic album, quello che cerco di fare sempre. Avete delle domande in particolare? Intanto mangio, scusatemi. Questi giorni non ho mangiato niente. Qualcuno a casa che può fare, può condividere la diretta con me? Posso chiamare qualcuno di voi? Chiamo qualcuno di voi? Vai, premo a caso. Quello di destra? Quello è passato. Sì. Sì, era. Perché non va? Perché sempre mettono subito. Eh? Trasmetti diretti. Sto provando a chiamare Muna Maschi. Ciao! Ciao! Ti ricordi di me? Sì. Abbiamo fatto la diretta, sono quella tunisina. No, ah, abbiamo già fatto la diretta? Sì. E ti ha schiacciata di nuovo? Cioè, sì, ti ha cliccato è di destino, nuovo? È destino. Ma veramente? Te lo giuro. Ma non ci credo. Mia madre in tunisino, non ti ricordi? Sì. Guarda, c'è però... Ascolta, oggi ti faccio conoscere mio padre. Vai. Ti faccio conoscere mio padre. Papà? Vieni, ti faccio conoscere Gali. Ti faccio conoscere Gali. Sta qua. Ti faccio conoscere Gali. Parlaci in arabo. Aslema. Snahwelek. Lebes, khoya. Lebes, aish. Barakallah alayk, rabbi wafqak. Aish, rabbi yfadlik. Bintik. Ti volevo dire che... Ma adesso nitkellem blikde bit-Tunsia, ma... Vabbè. Ce ne ho ancora un po' a lavorare. Ti volevo dire che il 29 vengo sia a Roma perché sono di Roma. E il 29 a Roma all'in-store? Sì, e il 9 vengo a Milano solo per te, ti giuro. Grazie. È proprio un mio desiderio. Ma porti papà? Ma chiariglielo in diretta. Chiariglielo. Quello lì, alle ma come il concerto a Milano? Rabbe Ser, sì, ma lo convinco. Dai,
Dai. Mamma le sa tutte le tue canzoni. Ma non sei un colpo come Vasco. Ieri ti hai fatto prendere un colpo quando hai fatto quella... Rabbi Fadlek, ci sta mamma con te? No, c'è Dev con me. Mamma è su. Mamma è su, è ancora su in stanza. Ops. Comunque, noi siamo a Sanremo. Spacca il brano che hai fatto ieri. Spacca l'anteprima. Vi siete divertiti? Spacca proprio. Guarda, comunque, in ogni caso, io dormo sempre così. Sei una grande. Cosa ti devo dire? Sei una grande. Hai ragione. Cioè. E mo si aspetta il secondo, però. Dai. Ti accontenta solo di questo. Dai. Ma manco del secondo. No, assolutamente. No. Dai. Poi all'in-store di questo album io non ci sono potuta venire. E quindi penso che è stato incredibile. Il 29 mi parto pure questo. Aspetta, mi sono ricordata che c'è pure mia zia che è venuta dalla Tunisia e ti fa il supporto dalla Tunisia. Ma veramente? E a proposito, infatti ti volevo chiedere una cosa, dopo te la chiedo. Vai. Aslema! Gali! Ciao! Hala, Aslema! Aslema khalti, shnahwela! Aish, weldi! Labes! Labes, alhamdulillah, Aish! Alhamdulillah! اوه موني سوبر فان راه انت تحبك برشا ديما تحكي لي عليك موني هزتني وين عملت الوحده نتاعك هذيك الاوتوماتيك حطني هنا جاي حضرت الكونسير نتاعك اللي عملته في روما لازمكم تجيو كنت نجم ان شاء الله يجيو هاي او زونكوراج لا يعني ان تونسيا سي فا الكونسيرت ان تونسيا perché inshallah. Lei è una turista. Ma حتى في تونس نشجعوك كاين ان شاء الله عارف هذوكم لي جون وعندنا لي جون نشجعوك ما فاهم حتى بروبليم عارف مانيش ناس عايشك هاي هي لازم تعمل ريبيتاسيون في المغرب نتاع في تونس الجزائر هذاك المغرب عندي برنامج للمغرب ان شاء الله يا عايشك ربي يفضلك ربي يفضلك ان شاء الله ربي يوفقك الله يرد عليك الوردة يا عايش موفق وان شاء الله نشوفوك ان جران 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 ستار ان شاء الله ربي يفضلك يا عايش grazie mille siete dei grandi ma che cosa assurda che ho rischiacciato il tuo nome. No, ma infatti dai, ieri stavo parlando con una mia amica sempre che ti segue, cioè stavamo morendo ieri quando stavamo vedendo Sanremo per farti capire venerdì sera a casa solo per te. E calcola, quando ho visto ma che... perché, quanti anni hai tu? 20. Ah no, allora è giusto che ti fai venerdì sera fuori, sembravi più piccolino. No, infatti siamo rimasti a casa solo per te, ci stavamo organizzando per i prezzi per l'hotel e treno per venire a Milano, cioè siamo proprio decise, proprio veniamo. Peccato che non lo fai a Roma, ma ovunque lo fai verremo. Raggiungiamo. Ma poi capirete perché sono le uniche tre date a Milano. Allora, poi dopo ci dirai. Non è a caso. Non spoilerare niente. No. Assolutamente. Comunque spero che a Roma riuscirò a capire dove dormirai, in quale hotel. Ci ho provato tutti gli anni, ma niente. Ho scritto pure a Dev, ma non mi sei filato proprio. Evaporo, quando finisce lo show io... sparisco. Scherzo. Non è vero, in tanti poi mi vedono fuori dal cancello. Solo chi rimane fino all'ultimo mi trova fuori dal cancello. Ma lo sai che tu hai fatto una cosa bruttissima con me? Io ti ho visto a un concerto a Roma d'estate che fanno sempre a Piazza del Popolo. E praticamente io stavo davanti all'entrata e niente, ti ho provato a salutare e tu mi hai rifiutato e io ho detto no, vabbè, stavo là, volevo la foto con te, è stata un'ora là, quanta gente c'era, ci sarà stata una marea di gente, certo, assolutamente, però mi hai toccato, ti dico, a volte rischio pure la vita pur di infatti scherzi, però mi ha toccato la mano, la foto sti cavoli, però la mano me l'hai toccata, grazie.
Grande Muna. Grazie. Mia zia ti vuole dire un'ultima cosa. È tunisina, perdonala. Mi sei snacchi per italiano, perché non arrivo. Mi sei snacchi per italiano, perché non arrivo. Mi sei snacchi per italiano, perché non arrivo. Mi sei snacchi per فهمني تفهم اوكي بون فرونسي وي ايطاليان 50-50 ما نحكيش برشا اسمع خاصك تاخذ لي سوجي نتاعك بالنسبه لتونس ولا المغرب العربي لي سوجي تختارهم باش لي جون يفهموا عندهم قضايا فهمت المجاعه وكل الغلوه وكل البوليتيك وكل معناه يجيوك برشا ايزونطوند يسمعوك الكلام هذاك يحبوه بون لامور الحاجات هذوك نتاع لي جون اما باهي الموضوع كونسيني فهمت لي سوجي دي شانسون نفهم شنو تقصد فهكاك يجيوك برشا عايشك ربي يفضلك مش على احكي دي لك انه نا فاشل دا سبيغاري كويستا كوزا كوي ما انفاتي سانو جينيراتيني ديفيرسي سي سي اما ما نحبش معناتها فن فهمت ما نحبش ندخل في حكايه السياسه وحاجات ما همش نتاعي فهمت انا عندي فكرتي فهمت ونحكي على فكرتي اما ما نحبش فن نحب معناتها اللي يجيني ما نخممش برشا فيليسيتاسيون موفق ان شاء الله تشاو تشاو يعيشك ربي يفضل اون اولتيما غاز دي لا غيادو فاتشامو سو لا فوتو انكي سي با دابو دال فيفو كوزا فاي لو سكرين باي سي سيرتو لا فاتشا اسبيتا دو فاي فاي كوزي فاي كوزي غواردا باتشا سو No, di più. Vai, faccia. Sei fantastico. Ciao. Fammi chiamare qualcun altro. Grazie che mille. Non vale così. Sì, ciao. Oh, saluta mamma. Sì, mamma. Certo. Mamma. Ciao. Ups. Ah no, cavolo, stavo proprio chiudendo, finendo la diretta. Grande Muna. Intenso.